Sì, è terribile, è inaccettabile. Siamo di fronte non solo all'ennesima morte sul lavoro, ma siamo di fronte a una situazione che indica come la logica del subappalto, dello sfruttamento del lavoro, degli appalti al massimo ribasso stanno mettendo a rischio la vita delle persone. Non è più accettabile, è necessario che ci sia una reazione immediata, come sta già succedendo a Firenze e in Toscana. Penso anche che sia necessario, nelle prossime ore lo proporrò anche alle altre organizzazioni, penso che sia necessario arrivare la prossima settimana anche a un'iniziativa generale, perché non è più accettabile continuare a morire sul lavoro come sta succedendo ormai ogni giorno. Sono più di 1000 i morti lo scorso anno e nei primi mesi di quest'anno siamo di fronte ad una vera e propria conferma di una strage che non è più assolutamente accettabile. Andrà a Firenze, scusi, segretario, oggi? Adesso vediamo, di fronte a questa cosa, vediamo la giornata. Due ore di sciopero, segretario, vero? Due ore di sciopero fino a oggi turno. In Toscana, CGIL e CISL UIL hanno proclamato per oggi pomeriggio, le ultime due ore, uno sciopero di tutti i lavoratori della Toscana. Ci sono già state in mattinata, mi risulta, anche fermate di tante RSU e di tante fabbriche di fronte a questa notizia. Io penso che questo non è un problema solo di Firenze o della Toscana, questo è un problema nazionale, come vi ho detto, penso, e nelle prossime ore ci stiamo lavorando, che sia necessario anche arrivare a un'iniziativa che riguardi tutto il Paese, tutte le categorie, perché è il momento di dire basta. Vorrei che fosse chiaro il punto, siamo di fronte di nuovo ad un incidente, adesso capiremo meglio, ma siamo dentro la solita logica dei subappalti e vorrei far notare che è proprio questo governo ha cambiato il codice degli appalti reintroducendo il subappalto a cascata. Noi lo stiamo dicendo da tempo che questa è una cosa folle, che va cambiata la legge sugli appalti e soprattutto bisogna smetterla con la logica del massimo ribasso e che porta semplicemente a queste situazioni, agli infortuni, alle morti sul lavoro e da questo punto di vista credo che è proprio il sistema che va cambiato. Grazie. Grazie mille.